Ciao ragazzi, mi manca il bentornati su Climax. Dovrebbe esserci qualcuno qua a fianco a me, che dovrebbe essere Max, ma l'ho perso. Max? Dove? Ma fai là? No, non ci credo ragazzi, ragazzi, dovevo fare l'apertura, che ovviamente è andato un po' a quel paese, perché qualcuno, invece di essere a fianco a me, si è messo a pescare. Oltretutto non sta pescando a carpe, quindi adesso vado a prelevarlo e via. Vedete ragazzi, questi sono gli effetti del caldo. Quando dicono d'estate il caldo, gli anziani, i bambini, mi raccomando, non fategli prendere il sole, gli effetti sono questi. Adesso io mi domando, lo fai qua? No? Ciao ragazzi, assurdo. No? Che fai? Ciao ragazzi, ciao, prossimo momento trotto. No, carpe di solito. Faccio l'ultima tira, arrivo, dai. Ragazzi, il video inizia così. Adesso ci siamo. Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Bene ragazzi, finalmente il signorino qui ha capito la tipologia di pesca che affrontiamo oggi. Sbagliato, sbagliato. Allora ragazzi, video nuovo, location nuova, tutto ce nuovo. L'avete consigliata. Siamo in un posto appunto che ce l'avete consigliato di venire a fare un giro qui, quindi da oggi ci siamo. E mi piace. Avete già visto ragazzi qualche immagine appunto del posto, molto molto bello. Mi piace, particolare. Sì, sì. Adesso, un po' fuori la telecamera, un po' più adesso vi... No, se vado più là io, okay, vedi, così, okay, ecco. Okay, adesso vi mostriamo un po' ovviamente come è fatto, come al solito, perché devo dire che è molto curato. English style. Sì, un po' queste piazzole inglese. English style. Molto piacciono, inglese come piacciono. Posto, quindi ragazzi sì. Adesso vi faremo vedere appunto... come è fatto un po' il lago, come ci siamo posizionati, come al solito, quindi ci denudiamo come al solito di tutto quello che facciamo nel nostro video. Esatto. Via ragazzi. Carpa là. Sì. Adesso ragazzi, carne di là. Però poi arrivano, Via. E via ragazzi. Allora ragazzi, vi faccio vedere un po' com'è il posto. Come vedete qui c'è la strada, sembra anche quasi di pescare un po' in libera, perché appunto non... Come vedete la recinzione è questa. Quindi ecco, questa è la strada, le macchine, mi raccomando ragazzi, vanno parcheggiate lungo questa, diciamo, questa corsia qui. Esatto, quindi vanno parcheggiate qua. E niente, allora vi faccio vedere un po' com'è fatta questa parte di sponda, ok? Perché poi ci sono anche altre postazioni che poi ovviamente andremo a vedere, le faremo un po' vedere perché sono tutte di là. E non si accede, diciamo, facilmente da qui, e tantomeno si arrivi in macchina. Quindi questa, come vi dicevo, è la mia. Poi si va verso la 9 che è qui, ci faccio vedere, così vi mostro anche un po' dall'altra parte. Vedete come tutto ben curato, ben tenuto. Stanno anche tagliando l'erba oltretutto, ma che bello. Veramente ragazzi, un posto stupendo, veramente bello, proprio un'oasi dove sicuramente ci si viene a rilassare e a divertire. Che bello ragazzi. E ogni postazione ragazzi è curata, c'ha il bordo della sponda, c'ha quel piccolo pontiletto appunto dove andare a lasciare il pesce, quindi è tutto fatto così. Veramente un gran bel posto. Poi la cosa bella è che tra una postazione e l'altra hanno lasciato tutti questi canneti che appunto vanno a dividere le varie postazioni. Molto bello ragazzi. E sopra sono questi alberoni che nel pomeriggio
mi daranno ombra. Adesso questa mattina abbiamo il sole contro, ma più tardi nel pomeriggio qui avremo sicuramente l'ombra. Allora, adesso vi faccio vedere dove sono messo io. Sono alla postazione numero 8, ragazzi. Sì, perché lui c'aveva l'alberello qui all'ombra, no? Sì. Allora, le postazioni, come vedete, sono veramente stile molto inglese, quindi con il fortiletto un po' così li hanno messo. Non so se si vede il fortiletto per andare a rilasciare in sì. sicurezza il pesce. Sì, sì, si vede. E ovviamente, ragazzi, disponendo dei picchetti, cerchiamo sempre di tenerci ovviamente la parte centrale libera. Quindi ripeto, postazione un po' all'inglese, chiedono ovviamente di tenere un po' a livello decoroso, quindi di non avere cose in giro, quindi come vedete è tutto messo ai lati, comodo, posizionato bene. E adesso, ragazzi, davanti a noi abbiamo un isolotto dove stiamo cercando di pescare adesso. Abbiamo quattro canne posizionate praticamente su quell'isola e due le abbiamo fuori pastura perché stiamo pasturando con lo spombo. Ma poi vi spiegheremo anche il regolamento, perché è un regolamento un po' particolare rispetto magari ad altri regolamenti. E adesso, ragazzi, vi porto, anzi Max vi porta a vedere la sua postazione. Bene, ragazzi, allora andiamo a vedere come mi sono sistemato io, che sostanzialmente non cambia tanto da come si è posizionato Christian. Quindi abbiamo, in mezzo ho messo la spawn station con una maglietta già sudata, fradicia, ad asciugare, perché è stato massacrante spombare questo sole. Vabbè, qui subito ho messo la culla, ho cercato di metterla un pochettino all'ombra, anzi adesso quasi quasi la sposto ancora più all'ombra, tanto siamo in due, ragazzi, quindi non ci sono problemi, perché poi qui al massimo me la viene a passare. Come abbiamo detto prima, un po' English style le cazzole. Purtroppo abbiamo la strada qua dietro e ogni tanto qualche macchina passa, quindi cercherò magari di alzare la voce nel mentre. Però veramente a me piace tantissimo questo posto, perché veramente mi ricorda quelli che sono i laghi che vedo nei video su YouTube in stile inglese, che ognuno ha la propria piazzola. Veramente mi affascina questa tipologia di mettere giù le postazioni nel lago, ok? Non sono le classiche sponde che troviamo sui laghi. Poi mi sono montato l'ombrellone, perché io non ho l'alberello come Cree. Cree ha detto subito: io mi metto qua, e io mi sono messo qua, quindi mi sono messo l'ombrellone. Spawn station in mezzo per dare giri di pastura quando serve, perché ovviamente non si spomba a caso, cioè anche qua come al solito, come abbiamo sempre detto, la pastura va fatta sì, ma sempre nel modo migliore. Basta, canne in acqua, ho scelto di pescare con una pop-up e due bilanciate, se non mi ricordo male, forse su una ho messo una Tiger, perché ho fatto i sacchettini ieri e ovviamente non vedevo più dentro cosa c'era. Però sono fiducioso perché il posto veramente mi piace, anche quell'isolotto lì in mezzo che c'ha la zona d'ombra sotto, infatti sto pescando molto a ridosso. E niente, speriamo di prendere qualche pesce e ci faremo trovare pronti, ovviamente. Tattica paga, perché ho notato che c'era movimento su tutta la mia sinistra e non avevo neanche una canna là. Allora cosa ho fatto? Preso, rifatto il sacchettino, tirato tutto a sinistra dove ho visto il movimento, non ho spombato, ho scobrato un po' di palline, 5 minuti partita. Quindi non bisogna stare fermi, lo diciamo sempre, anche se sembra statica come pesca, il carp fishing non lo è, le carpe bisogna cercarle, ragazzi. Cosa ho visto?
Ha visto guadino, subito vuole andare via. Allora ragazzi, cambio tattica, come dicevo, che ha pagato subito, quindi è venuta a trovarci lei, molto simpatica, eccola qua. Ok, allora, presa questa con una piccola pop-up high visual bianca, dippata nel go alla mandorla. Bene, il cambio strategia ha funzionato, praticamente visto saltare sulla sinistra, come dicevo, un po' di scombrate di palline e 5 minuti ragazzi, 5 minuti è partita. Sono veramente contento perché non smetterò mai di ripeterlo, non è una pesca statica il carfishing, bisogna cercarla. Quindi adesso la rilasciamo e andiamo a vedere di insidiarne un'altra. Bene, procediamo all'acqua ragazzi, comode queste piccoli ponticelli qua. Facciamo rinsigillare, ok, e voilà, è andata. Bene, 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 bene. Analizziamo un attimo il rig, semplicissimo. Rig ovviamente corto, quindi saranno 10-12 cm da bombetta proprio, trecciato morbido, in questo caso vabbè usiamo sempre il Supernatural, piccolo kickers, una piccola guainetta qua per fare il giusto gioco con l'esca, quindi nulla di eccezionale. Tanto sta risuonando la canna che ho appena ritirato sullo spot. Un'esca, questa qua era una pop-up alle origini, ovviamente stando dippata per mesi nel go, quello all'almond, alla mandorla, che a me piace tantissimo, infatti sa proprio da mandorla. E non è più pop-up ovviamente, ma volevo l'effetto bilanciato, quindi non ho inserito sughero stavolta. Col Cobra sono andato a tirarci su una decina di boilers, ovviamente le nostre mitiche senza le B, che già ci danno parecchie soddisfazioni. Basta, non ho fatto nient'altro, quindi visto le carpe saltare, preso la canna, rifatto il sacchettino, ritirato, scobrato 10 palline, partita dopo 5 minuti. Quindi bene, sono contento perché il cambio tattica ha funzionato, Cri. Che dici? Sì. E continua a suonare, quindi c'è movimento là. Bene, bene. Adesso questa lascio asciugare un attimo il piombo e ripreparo il sacchettino per dopo. Allora ragazzi, come al solito, adesso vi spieghiamo anche come stiamo pasturando un po' la zona. Abbiamo deciso di venire via con la canna da spomb e spombarci la zona un po'. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso del mais in scatola, perché è vietato il mais, quello diciamo artigianale, quello fatto in casa, è consesso usare quello in barattolo, e abbiamo preso il mais, un po' di pellet, quello grosso da 8-10 mm e delle essenze di B del 20, ed eccolo qua, e questo è il pasturone insomma che ne è venuto fuori. Lanciamo ogni tanto qualche spombata, 2-3 spombe per canna circa, e niente ragazzi, non è dippata perché già il mais dà già quella specie di aroma, quindi va a aromatizzare un po' tutto, e basta ragazzi. Quindi questa è la pastura che sto facendo io. Max so che sta appunto scoblando alcune palline su una canna, ma penso che anche lui abbia fatto una posturazione del genere. Adesso poi andiamo di là, vi faccio vedere cosa ha fatto Max. Bene ragazzi, in bombetta stiamo usando stiamo alterando tra del pellet normale scratting e del pellet, quello della mainline, quello che abbiamo usato anche alle giarrette e quant'altro, ovviamente abbinato allo sticchettino. Max adesso non passa, faccia, ma la lasciamo perché è tutto live ragazzi, scusa credo. Questo è lo stick che stiamo sempre mettendo in mezzo un po' a tutto e sperando che faccia un po' la differenza ragazzi. Basta, ecco, quindi questo è un po' come stiamo pescando. Partita Cri? Sì. Benissimo. Stavo finendo di spombare. Perfetto. Perfetto Cri. A
Adesso vediamo il risultato. Ai ai ai, devo aver preso mezza storta per andare a prendere la videocamera. La senti? Sì, sta venendo verso di me. Ok. Com'è Cri? Guarda, qua sotto la cappetta. Ah, la canna di sinistra. Sì. Allora ragazzi, queste sono proprio attaccate ai cannoni. Sì. Ed ecco. Tranquilla, tranquilla, e arriviamo. Perfetto. Allora ragazzi, un'altra bella regina della Torre Lake. È anche scura, preso il sole. Eccola qua, ma che bella ragazzi, anche queste carpe ti fanno divertire, molto carina. Questa sembrerebbe un po' bruna. Sì, è particolare. Esatto, farà anche il gioco di scaglie. Bellissima ragazzi. Bene, vado a rilasciarlo. Ci siamo lavati? Stavolta tocca a me. Ecco, una cosa bella che hanno fatto sono questi pontiletti qui, che consentono di andare un po' più giù a rilasciare il pesce in tutta sicurezza. Come vedete sono molto vicino alla culla. Bene, comodissima questa cosa qua. Andi. Allora ragazzi, siamo comunque in un lago, in un Ticket Lake, quindi non dobbiamo fare le cose complicate. Alle volte pescare semplice è la soluzione migliore. Infatti noi stiamo pescando tranquillamente in bombetta con un rig semplicissimo. Io in questi casi utilizzo le bait screw, che sono queste ragazzi, sono velocissime per cambiare tipologia di innesco. Quindi adesso io ho il rig così, prendo un'altra boilers e la metto su. Quindi scorrono, in quel caso il rig è sempre all'amante, gli ami sono i Clor, che ormai usiamo, perlomeno io sto usando solo questi perché sono ami che mi sono piaciuti sin da subito e non mi hanno mai tradito finora, finché li ho usati. Quindi rig molto semplice, veloce da cambiare quando peschiamo in condizioni di questo tipo. E basta ragazzi, comunque la carpa un'altra con l'essenza LB ragazzi, questa essa qui veramente è una cosa assurda. Adesso preparo, ho già preparato un'altra bombetta con il leadcore veloce e adesso vado a metterla al posto di quella che c'è. Questa qui la lascio seccare, lascio che si asciughi bene tutto qua dietro e dopo un po' rifaccio la bombetta, così sono già pronto per la prossima carpa. Adesso vado a togliere questa. Eccola qua. E voilà. Mi sono riallamato, benissimo. E metto la bombetta nuova. Stiamo usando sia lo stick, il pellet e quello della mainline, come ci avete visto usare anche all'Osi Ponte Molino, e del normalissimo pellet scratting. Adesso lì era partita con il pellet della mainline, adesso voglio vedere se anche con il pellet scratting nello stesso punto ottengo lo stesso risultato. La boilers è sempre l'essenza LB. Bene, vado a rilanciare.
Allora ragazzi, questo è l'altro acquisto che vi dicevo. Ricordate quando vi ho parlato che avevo preso gli Okuma, i mulinelli che sto usando? Assieme agli Okuma, siccome ne avevo una poco seria, ho preso una canna da spombe. Ovviamente ho preso anche il mulinello. Allora, faccio l'ultima spombata e poi vi faccio vedere cosa ho preso, visto che tanto sapete che vi diciamo tutto. Allora, tanto precisissimo. Allora ragazzi, difficilmente andremo a spombare a 100, 120, 130 metri. Finora non c'è mai capitato e quindi ho preferito prendere una canna a un prezzo più abbordabile. Infatti non costosissimamente molto. Il costo ve lo andate a vedere, perché ragazzi magari un posto costa di più, un posto costa un po' di meno. Quindi allora, è una canna della Car Spirit, ok, è la Black Spot da 12 piedi da 5 libbre. Allora, finora l'ho provata qualche volta prima di parlarvene, prima di farvela vedere, insomma volevo un attimo provarla prima, perché sapete che noi siamo abituati a provare anche le cose. Quindi per quello che riguarda la canna, ho saltato qualche macchina. E sono sincero, la sento bene. Adesso non sono un esperto, quindi non riesco e non posso darvi delle informazioni tecniche precise sulla canna, ma da un normale utilizzatore inesperto vi posso dire che per ora sono molto contento per quello che ho potuto usarla. E poi ho preso anche il mulinello. Il mulinello è un Okuma, è il Big Bomber Spod, e ho abbinato ovviamente il mulinello dell'Okuma. E niente ragazzi, anche qui devo dire che ha un buon recupero, ha una bella impugnatura, quindi si riesce anche velocemente a recuperare, anche se facciamo lanci a 70-80 metri. Non è il caso di oggi, perché stiamo pescando a 40-45 metri, non peschiamo di più, però devo dire che sinceramente è un buon mulinello, una bella combo. Sì, infatti ho provato anch'io e ci ho messo il filo, quello, la treccia, quella della Spomb. E basta ragazzi, finora vi ripeto, sono nuove perché le ho veramente usate pochissimo, però devo dire che, ripeto, da un inesperto, perché non sono quella persona che potrà darvi delle caratteristiche tecniche specifiche, però vi posso dire che sinceramente per ora mi trovo bene. Senza mettere nessun fondo, posso dirvelo, sono riuscito a imbobinare 300 metri di treccia. E adesso non mi ricordo il diametro, poi magari ve lo metto adesso qui scritto sotto. E basta ragazzi, per ora sono molto contento, la sto provando anche Max, quindi penso che qualche confermo che mi piace risposta me la può dare anche lui, però basta. Quindi per oggi ovviamente la stiamo usando parecchio e quindi la proveremo. Bene, allora facciamo un punto della situa. Caldo. Ma è salito questo vento che ci viene in faccia praticamente e penso che non sia troppo che positivo. È oggi pomeriggio che è arrivato questo vento assurdo qua. Sì, non è chissà cosa, ma ce l'abbiamo proprio che ci viene da là e viene ci contro. Ci spiegavano oggi appunto che è normale che in questa parte ci sia il vento, infatti ci hanno detto che di là si è riparati, quindi è diviso in due zone il lago, ventilata e non ventilata. Esatto, esatto. Noi adesso siamo in quella ventilata, esatto. Che ci sta anche bene, per Dio, perché un po' di arietta c'è, però, sì. Magari, però magari non aiuta perché sta allontanando un po' il pesce. Noi stiamo continuando a fare bombette, a diparle con i go, a cercare di fare il possibile per riuscire a catturare, ma evidentemente fa ancora troppo caldo. Ma sì, probabilmente qua col cambio del giorno e la sera, tardo pomeriggio, verso le 6 così, noi saremo già in viaggio di ritorno e vabbè, purtroppo ci sta. Noi sapete che abbiamo il tempo contato, però qualche pesce è uscito, quindi non ci possiamo lamentare. Bene, esatto. Dai, vediamo come vanno avanti ragazzi, queste ore. E vediamo come procede. Ciao, a dopo. Corsa ragazzi, eravamo di
là che stava facendo una piccola ripresa alla Cree e la centralina del Deki mi è impazzita. Ho dovuto correre veloce perché ero attaccato ai canneti con questa, ho preso le misure e... Perché va tutto di là? Un'altra regina? Quanto è comoda sta postazione qua con questo mini ponticello. Bene ragazzi, nel frattempo che qualche nostro follower è venuto a trovarci, ciao ragazzi, un'altra carpettina della Torre Lake è venuta anche lei a trovarci, sono molto arzille. Questa qua è caduta su una dambolina, dopo ve le faccio vedere, sono quelle nuove che sto iniziando ad utilizzare, mi trovo veramente molto bene. Ok, la rilasciamo subito, visto che sono qua, mi giro e la butto in acqua. E via! Allora ragazzi, sapete che ovviamente quando noi andiamo in un lago nuovo, in un posto nuovo, siamo abituati a fare due chiacchiere con i gestori. Adesso c'è qui Gianfranco, che è uno dei due gestori, è arrivato con la macchinetta elettrica, perché comunque girare per tutto il parco non è proprio da poco, quindi giustamente hanno una macchina, vi siedo qua. Siamo green, green, ecologici signori, anche questo è importante. Allora, Gianfranco. Ciao a tutti. E anche il socio Eric, insieme, che adesso non è qui. E allora, in sintesi, cos'è Torre Lake? Cioè, come... cos'è? Allora, Torre Lake principalmente è un'oasi naturalistica nel pieno del parco del Delta del Po, in provincia di Ferrara, poi siamo nel comune di Mesola. E niente, qualche anno fa ci è stata data, tra virgolette, in gestione e noi curiamo tutto il verde e facciamo pescare la gente. Allora, Carfishi, per quanto riguarda il lago principale con l'isola dove state pescando voi, là di là c'è un altro pezzettino che noi la chiamiamo La Selvaggia, che ha 5 postazioni. Là di là si fa anche spinning al luccio e poi abbiamo tutta la zona sotto la torre Abate, che si fa spinning sia da riva che belly boat, o affittiamo anche le barche col motore elettrico. Come il mio socio stamattina che stava beatamente facendo spinning. Ho sbagliato lago ragazzi. Bene, allora, generalmente siccome ho visto che fate anche degli eventi, organizziamo delle abbiamo gare. Visto tanti ragazzi che sono venuti qui, li salutiamo, ovviamente che sono venuti a trovarci oggi. Cosa create qui poi come eventi? Cosa avete? Se avete un chioschetto, perché visto che avete il chioschetto anche lì. Sì, abbiamo un chioschetto di punto informazioni dove facciamo un po' di vendita, così bibite, così gelati. E niente, cerchiamo di organizzare qualcosa per i più piccoli, soprattutto under 18, facciamo qualche garetta ogni tanto. E dopo facciamo eventi per i più grandi con notturne, venerdì, sabato e domenica, diciamo, o gare, enduri, solito come si fa più o meno in tutti i laghi. Certo. Ragazzi, adesso avete visto comunque le immagini, il posto è veramente bellissimo. Poi ovviamente ci sono varie zone, quindi c'è il lago che stiamo pescando noi, c'è la selvaggia di là come diceva lui. E come difficoltà, adesso noi ovviamente abbiamo beccato sempre una bella giornata calda, come al solito, però cioè, è un lago difficile, facile, come... Il lago principalmente non è difficile, anche perché di pesci ce n'è abbondanza. Non c'è una taglia altissima, abbiamo una taglia media di 6-7 kg, però qualche pesce da 20 kg, così c'è Amur, soprattutto un po' più grandi, andiamo anche sotto i 23-24. E niente, principalmente la pesca è impostata come vuole la moda, con la bombetta, diciamo, con questo metodo, la bombetta, pellet, pellettino, e mai si scatola con lo sbom. Certo. Niente di complicato. Esatto. Così. Infatti avete visto, stiamo pescando ovviamente in bombetta. Poi ragazzi, come regolamento, ovviamente è un regolamento classico che troviamo un po' in quasi tutti i laghi, ovvero avere tutta l'attrezzatura adeguata per pescare, quindi guadino, culla, avere tutte quante le cose che già sappiamo che bisogna avere nel catfishing, e poi c'è qualche accortezza in più magari rispetto a qualche altro lago. Tipo qui sono vietati tutti i tipi di deep fluo. Esatto, giusto? Tutti quei deep fluorescenti, diciamo, che quando li mettiamo in acqua fanno quella nuvola molto colorata, fluo, non i deep colorati, quindi, sia chiaro. Quindi si possono usare tipo i go? I go, sì, classici, sì. Oppure... i go fluo, quelli che fanno la macchia fluo, no. Ok, che hanno la fluorescina dentro. Hanno dentro la fluorescina. Ecco, ricordatevi sta cosa, ragazzi. Lì no.
ma per il resto si possono usare senza problemi. Mais ovviamente anche qui si può usare, però quello in scatola, come vi ho fatto vedere prima. E poi c'è altro che... Beh, vietata la treccia perché è inutile usarla su sti posti qua. La treccia è vietata perché appunto ci spiegava prima che purtroppo ha trovato dei gumi di treccia, sì, insomma, in bobina, che ragazzi, per un lago così la treccia non serve. Senza ostacoli poi. Basta un nylon dal 35 al 40, esatto. È più che sufficiente, tanto non è che si pesca a distanze elevate e non presenta ostacoli dove c'è bisogno della treccia, quindi ecco, la treccia non serve. Si può usare l'headcore, quindi potete tranquillamente prepararvi tutte le bombette, volete venire qui preparati con 20, 30, 40, 100 bombette, potete farlo tranquillamente. E poi c'è altro che come regolamento diciamo che è giusto che la gente sappia, magari no, qualcosa. Niente di particolare, quello che è più sostanzioso l'abbiamo detto, niente treccia, niente shock leader di qualsiasi tipo, anche nylon e basta. Ah, una cosa che è venuta in mente adesso. Le postazioni di questa parte, diciamo, si ha la macchina qui, però esatto. Quelle di là mi sembra non ci si arrivi in macchina. Ci si arriva solo col carretto. Ok, ecco, un altro piccolo appunto, quindi dalla 1, no, dalla... La 1 è la macchina dietro. Quali sono le postazioni? La 2, la 3, la 4 e la 5 ci devi arrivare col carretto. Ricordatevi, se buttate l'occhio poi su Facebook o quant'altro, quelle postazioni lì sapete che la macchina non ce l'avete, vi serve il carrettino. Piccola premessa. Bene. Ragazzi, adesso ci facciamo un giretto. Andiamo a giocare a golf. Vai. Figa, peso. Mi portiamo a fare un giro del lago, ragazzi, adesso. Potete vedere tutte le altre, la 2, la 3, la 4, la 5. Questa qua è la postazione Jordi, diciamo. Ah. Se il lago è vuoto, chi vuole la compagnia. Si arriva qua con le macchine, si parcheggia. E questa è la parte dove si arriva solo con il carrettino. Esatto, si va dentro solo col carrello. Bene. E di qua andiamo alla selvaggia. Che selvaggia, ragazzi. Già da qua. Comunque, già da qua si capisce che è selvaggia. Ah, dicevi che c'è possibilità di affittare tutto il lago se uno vuole. Volendo sì. Ok, perfetto. Poi per prezzi e roba ti contatto. Esatto, questa è la selvaggia 1. Ah, però che bella selvaggia, ragazzi. E qua sulla selvaggia qui è consentito il barchino, il gommone, se qui non è sbaglio. Consentito il barchino raccomandato e il nattante, che volendo lo affittiamo anche noi. Ok, però se uno ha gommone può portarlo. Esatto. Selvaggia, selvaggia, ragazzi. Prossima volta radiamo. Prossima volta mi sa che prossima volta diciamo che andiamo con il gomocino. Prossima volta la tentiamo. Attaccati al carnetto. Selvaggia 2A. Salve. Ciao. Qua si può venire in macchina. Questa è la selvaggia 2, la macchina parcheggiata qua all'ombra. Ah, sempre con i puntini, che bello. Esatto. Bello. Eh sì. Bello, bello. Eh sì. E di qua, ragazzi, niente, un muro d'erba. Qua non spesso abbiamo anche un bianco. Sì, sì, ma è altissima, è alta la sponda, cioè qualche roba. Ci sono il contrario, che arriviamo alla 5 praticamente. Ah, ok. E c'è la selvaggia 3 subito lì. Comodi seduti lì? Eh? Comodi seduti lì. Comodi, Cri. Ecco come fa lì appeso. Oddio. Sono un po'. Il gimbal lavora non bene. Non so se mi vedete, ragazzi, ma io sono appeso come le scimmie dietro. Adesso qui abbiamo una piccola aria. Ah, che bello! Ah, che bello! Chi vuole brigare con tutta la famiglia? Oh, bello! Ah, bello, che bello, posto, bello, ragazzi! Questo è bello! Questa è la zona del labirinto. Ecco, bel bosco qua. Labirinto qua adesso.
dentro, ah, qui quel belli board. E dentro abbiamo basso, luci, luci di qua. Ah, il basso lo si vede, si. E ragazzi, di qua col belli board. Qua c'è anche una torretta d'avvistamento, ah, di luci. Ragazzi, vi faccio vedere adesso, vi porto un attimo su perché i posti o ve li mostriamo tutti bene o non ve li mostriamo. Eccoci. Wow! Allora, praticamente ragazzi, tutta questa è la parte della selvaggia che dicevamo prima. Vedete? Questa è tutta la parte selvaggia dove si può pescare con gommone e barchino, mentre quello in fondo è il lago dove eravamo noi, e questa è l'altra cosa dove si può praticare la spinning col belly board. C'è tutta questa parte della nude da qua. Che figata ragazzi, veramente bello. Un posto a tener conto. Anche qui mi sa che torneremo. E adesso riprendiamo il giretto. Dai! E vai che andiamo. Qui abbiamo un foglio 3 a sinistra. Sembra di essere in canal bianco qua. Ah, adesso sì. Torniamo indietro dalla parte stretta, così vi faccio vedere. E questo ragazzi è il canale. Allora, dove, qui dove si può andare solo col carrettino. Esatto. Qui ragazzi è nel lago dove stavamo pescando noi, dall'altra parte dove si accede unicamente con il carrettino o a piedi, ovviamente. Vedete che tutte le postazioni hanno il pontile. Selvaggia 4, ma se siete in due o in tre, siamo di qua nel lago e di qua c'è l'altra parte. Se siete in tre potete pescare una postazione di qua e uno di là. Ah, interessante. Esatto. Interessante. Qua ecco consigliato un gazebino, un ombrellone, perché sei proprio sotto il sole. Beh, questo tour panoramico qui non è da poco, eh. No, infatti molto bello. C'è un labirinto. Ci si perde guarda. Una volta spostato le macchine. Sì? Questa è la postazione 2. Che anche qua. Qui c'è la selvaggia. C'è la selvaggia, però lì più avanti c'è la selvaggia 5. Ah, faccio okay. Anche qua, se siete in due, mettete la vostra tenda all'ombra sotto il salice. E uno pesca lì e uno pesca qua. C'è questo. Non da poco. Non da poco. Qua mi piacerebbe tornare col gommone. Sì. Partiamo la selvaggia. Ciao ragazzi! Ragazzi, questo video finisce qui. No, ancora no. Max, dove sei? Dai Max, dove sei? No, ancora là è. Porca miseria. Porca miseria. Adesso lo prendo a schiaffi. Adesso lo prendo a schiaffi. Oh! Per andare via, vai! Sì? Dai! Volevo fare due ultimi due tiri, no? Dai che andiamo via! Mamma mia! Prego! Bene
ragazzi, il video termina qui. Dalla Torre Lake è tutto, niente trote per oggi ragazzi, ma qualche carpa ce l'abbiamo fatta a prenderla, o no Cri? Ragazzi è tutto, alla prossima video. Prossima, ciao.